ragazzi, eravamo abbastanza veloci, vero? Bello fare la corda in questo modo. Ti piacerebbe imparare pure a te? Quante volte magari hai detto voglio imparare ma non ci hai nemmeno provato? O perché magari non hai mai voluto farlo, giusto? Quindi oggi preparati perché il coach ti spiega, come già promesso in questo video, come si utilizza la corda, anche per te che non l'hai mai fatta. Ti porterai a casa o in palestra un elemento che farai sempre, te lo assicuro, quindi sei pronto? Via! Oggi vi farò vedere anche un esempio di un'allieva completamente scoordinata. Giusy mi perdonerà per questo. Ma è proprio così, quindi si parte dalle basi, come sempre, si parte dal metodo, si parte da qualcosa che è già stato studiato da gente più esperta di noi, per fortuna. Allora, qual è il senso di usare la corda? La corda ha un beneficio multiplo. La corda serve per un buon riscaldamento, serve per migliorare un po' la resistenza. Insomma, la corda ha veramente molte applicazioni. Quindi perché non impararla? Ok, oggi vi farò vedere uno dei metodi più semplici. Poi il metodo può essere applicato in base alla tipologia del soggetto che si ha davanti, quindi si può studiare proprio anche il metodo stesso, perché ci sono soggetti che hanno paura, sì, paura di cadere saltando la corda, ci sono soggetti, appunto come detto, scoordinati completamente. Ci sono soggetti che si rifiutano, quindi ci sono tanti aspetti, quindi in base a questi aspetti fisici e mentali si applica il metodo. Si inizia imparando, in questo caso per lei, poi magari dopo vi farò vedere un altro metodo, almeno un altro metodo, che diciamo il metodo del battito delle mani, non so se lo conoscete. Comunque, prova a guardare Giusy, inizia proprio saltellando. Guardala bene, inizia a capire il tempo, quindi salta, salta, salta. Successivamente gli faccio inserire anche le mani, quindi se guardi bene, prima c'è il salto, poi subito dopo inserisce le mani, quindi comincia a coordinare gambe e mani insieme. Gli faccio mettere insieme anche la velocità del movimento, quindi mani, piedi e velocità, quindi da lì la faccio cominciare a accelerare, quindi a prendere più ritmo, più tempo. Quindi migliora il tempo. Dopodiché, per cominciare ad avere la sensazione della corda, corda le mani. Quindi, guardate bene, corda dietro e da lì la stessa cosa. Quindi salto, salto, salto. Così comincia ad abituarsi alla presa. Quindi l'idea è ad avere la presa e qualcosa nelle mani. Quindi qua ragazzi c'è il punto, quando si vuole imparare la corda, l'obiettivo è un giro, non avere fretta, quindi un giro soltanto, quindi prendi la corda alle mani, guarda Giusy nel frattempo, prendi la corda alle mani, un giro, un salto, quindi non so se hai visto, un giro, un salto, gira la corda, aspetta che arriva e fai un salto. Quindi semplice, vero? Ed è proprio quindi un giro per volta. Poi ne conquisti 2, 3, 4 e così via. Se guardi successivamente a questo, quindi giù si fa un giro, un salto, un giro, un salto. L'altra sfida che poi gli ho lanciato a Giusy successivamente, questa è una costruzione che si fa nel tempo, ragazzi, vi garantisco, non è semplice. C'è chi riesce immediatamente, chi deve imparare proprio dalle fondamenta. Quindi la sfida successiva è stata quella di fargli capire come aumentare il ritmo. Quindi se notate in quest'altra fase, Giusy prende la corda e fa 1, 1, 1, gira bene, un giro soltanto è conquistato e poi così continua. Ma dov'è, se guardate un po' la fase da migliorare, è il tempo che fa a terra. Quindi 1 prende tempo, 1 prende tempo. Adesso no, ci vuole quell'altra fase, quello di riuscire a fare il movimento continuo. Quindi corda le mani, guardate bene, e da qui si comincia 1, 1, 1, 1, 1, fino poi a diventare, guardate bene, più veloce ovviamente. Quindi 1, 1, 1, 1, 1, non so se avete visto. E questa è la parte più difficile, diciamo, perché poi riuscire a mettere insieme mani e piedi, addirittura trovare la velocità del movimento, ecco la parte più difficile. E qui stiamo parlando di un soggetto che non aveva mai utilizzato la corda,
non aveva mai provato, quindi proprio un soggetto che quasi rifiutava questo salto della corda. E oggi, guardatela, infatti se andate a vedere nei video esercizi che sto caricando tutti i giorni, potete vedere oggi come è brava anche in questo. La prossima sfida saranno i double under, non so, dateci un'occhiata, questo è il double under, doppio giro, un unico salto, ma la corda gira più velocemente, guardate un attimo, gira veloce, questa sarà la prossima sfida. Allora, come vi ho promesso, ci sono altri metodi che io potrei farvi vedere, che sono quei metodi, non so se avete mai sentito il metodo battito delle mani, quindi aspettate che posso questo. Quindi qual è il senso? È questo, si battono le mani, quindi tempo, 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 guardate, tempo, 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 quindi uno, 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 semplice, vero? Questi metodi sono abbastanza semplici, però ci vuole pazienza. E non la perdere facilmente, perché vi assicuro che questa pazienza si perde facilmente. La velocità è nemica della qualità, ricordatelo. Perdono di nuovo il tablet. Avevo il desiderio di mettere questo video della corda. Spero di esserci riuscito in pieno, che ti ho insegnato qualcosa, che veramente riesci ad impararlo. Magari se riesci mi scrivi giù nei commenti o per qualsiasi altra informazione. Per oggi ti dico grazie di essere stato qui a guardare questo video, giusto fino alla fine? Ok, quindi ti saluto e ti dico allenati bene, ciao!